Sapete, stavo riguardando per la decima, undicesima, forse anche dodicesima volta il trailer di Luck, che non so come mai, ma perché si è piaciuto solo a me? Nel senso che ho letto un sacco di commenti sotto il trailer di Luck e la maggior parte erano: "Oh, sembra una cagata", oppure: "Ah, oh, non sembra niente di che, sembra la classica robetta animata da 2 soldi", o addirittura: "Oh mio Dio, è fatto dai tizi di Toy Story, vuoi vedere che è solo l'ennesima cagata fatta da qualcuno bravo che però non si impegna?" Insomma, avete capito di che genere di commenti sto parlando. Io invece ho scritto una cosa carina, ho detto che secondo me il film sarà carino, perché davvero, per me, Luck sembra un film carino. Ovviamente non lo so perché non è ancora uscito da noi, arriverà solo ad agosto, quindi non posso averlo visto, non so se è bello, non so com'è. Penso, spero che lo sia, perché sinceramente parlando mi ispira un casino. Più che altro proprio a livello di trama, che non sia mai niente di originale, però sì, mi ispira. Insomma, il punto è che stavo guardando questo trailer e non so perché, ma c'è una scena che mi ha fatto pensare a Peter Pan, quella Disney intendo, e mi è venuto in mente che uno di voi qualche tempo fa mi aveva chiesto di recensirlo. E considerando che, del tutto casualmente, l'ho riguardato qualche giorno fa, ho pensato: perché no? E quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Attelini e nuovamente benvenuto nel mio canale, Il Giovane Golfino Rosso. Quest'oggi faremo la recensione di Peter Pan, film d'animazione del 1953 realizzato dalla Disney. Ah, perché lo sapeste, il titolo italiano è anche Le avventure di Peter Pan, ma per me è più semplice dire Peter Pan, quindi dico solo Peter Pan. Ma prima di cominciare una cosa importantissima: qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi, buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Peter Pan racconta la storia di Peter Pan. No, scherzo. Cioè no, in realtà non scherzo. Ma insomma, il punto è che Peter Pan è questo bambino che non cresce mai e vive in questa isola magica chiamata Isola che non c'è, insieme ai bimbi sperduti, che sono bimbi che anche loro non crescono, alla fatina Trilli e a vari altri personaggi, fra cui il temibile Capitano Uncino, suo acerrimo nemico che vuole ucciderlo, e i pirati di quest'ultimo. Insomma, la storia racconta di Peter Pan che porta Wendy, Darling e i suoi fratelli Gianni e Michele in quest'isola a vivere grandi avventure. Bene, passata a parte la trama, vado a mostrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi una cosa che forse non sapete, e cioè che Peter Pan è il film preferito di Michael Jackson. Cioè, è probabile che lo sapete già perché l'avrò scritto almeno 3000 volte in ogni commento che beccavo su un video di Peter Pan. L'ho scritto talmente tante volte che è possibile che qualcuno di voi, magari leggendo un mio commento, l'avrà scoperto. Ma per quelli che non lo sanno, sì, era il film preferito di Michael Jackson. Non so se conoscete l'omonimo famosissimo cantante, che tra l'altro a me è sempre piaciuto tantissimo, beh, sempre, da quando l'ho scoperto, insomma, cioè, saranno 13-14 anni? Vabbè, lasciamo perdere. Il punto è che anche a me è sempre piaciuto tantissimo, parlando molto francamente, io penso che Peter Pan sia il film Disney più magico di sempre. Vi sembrerà un commento idiota, ma pensateci, questo è quel tipo di film che vive solo di fantasia e va benissimo così. Perché, scusate un secondo, una notifica. Ecco, torniamo a noi. Dicevo, è un film che vive solo di fantasia ed è bello soprattutto per quello. Non è un film che dici ha una complessità narrativa pazzesca, è profondo, è complesso. Non è un film, è un film semplicissimo, ma ci sta. Non è un film che punta in alto, nel senso di, come posso dirvi, non è un film che cerca di magari trasmettere un messaggio forte legato magari, non so, a tematiche tipo il razzismo o la famiglia o altre cose del genere. Non è un film che magari vive magari solo di reparto estetico. È un film che vibra proprio per la fantasia. È un film ricco di magia in ogni momento. Ed è questo a rendere un film così splendido. È un film semplice, ma anche incantevole, vivace, coloratissimo. Cioè, se trascuriamo i primi 10-15 minuti in cui i colori sono volutamente scuri, tanto se avete fatto caso, ma penso che questa fosse una cosa voluta. Nel senso che per i primi 15 minuti del film i colori sono principalmente tendenti verso lo scuro, siamo blu scuro, nero, cose del genere. Sì, ci sono le stanze interne che sono illuminate, non so, dalle lantenne, dalle luci, insomma, ma sono comunque posti chiusi, sono posti non molto illuminati, diciamo. E poi comunque la scena è di notte, quindi la luce non c'è perché c'è vera luce, ma è luce artificiale. È come se già in questi minuti volessero farti capire che il mondo reale verrà abbandonato a favore di qualcosa di più luminoso, di più vivace. E infatti, già nella scena dopo, quando arriviamo all'isola che non c'è, ci viene mostrata questa bellissima isola, che
piena di vita, con questi colori vivaci, già nell'arcobaleno, le nuvole tutte bianche, la foresta, l'accampamento degli Indiani. Io vi giuro, quando ho visto film la prima volta, ero senza parole di questo posto così bello. Io ve lo confesso, fin da piccolo, fin da quando vidi questo film la prima volta, ho sempre sognato di poter andare all'isola che non c'è, ancora oggi lo desidero. Potrà sembrare un desiderio infantile, ma è qualcosa che ha proprio fatto parte della mia infanzia. Ed è uno dei tanti motivi per cui ho sempre amato tantissimo questo film. Per questo dico che è un film legato alla fantasia. Perché il tutto si svolge in un mondo irreale, ma ricco anche di magia. Sì, lo so, dalla fase che ho detto sembra che mi sia ripetuto, però vabbè. Senza contare che il film presenta anche molti personaggi che, ok, hanno una costruzione narrativa che è vera. Non è particolarmente complessa, ma funzionano comunque molto bene, perché sono inseriti benissimo all'interno della storia. Prendiamo per esempio Capitan Uncino. Capitan Uncino è uno dei migliori antagonisti della Disney, proprio in generale. Non perché magari è quello più complesso, se, parlando francamente penso che questo primato appartenga a Frollo del Gobbo di Notre Dame, e non è neanche il più affascinante, anche se devo dire che lì è una questione un po' più di, diciamo, di percezione. Ah, perché ci sono persone che pensano che l'antagonista Disney più affascinante sia Gaston, mentre per altri è Scar, per me per esempio è Lady Tremaine di Cenerentola, e così via, così scorrendo. Però, se andate a chiedere un po' in giro, Capitan Uncino non è tra gli antagonisti Disney che sono considerati più affascinanti, eppure è un personaggio fatto bene. Perché? Perché se dovessimo la storia, non è un personaggio che, diciamo, vive di narrazione, quanto più di, come posso dire, diciamo proprio di storia, per come è inserito all'interno della suddetta. Tra l'altro è uno degli antagonisti Disney, non so se ci avete fatto caso, più astuti. Perché nel corso del film lui tenta varie volte di imbrogliare i personaggi e ci riesce. Prendiamo per esempio la parte in cui imbroglia Trilli per farsi dire dov'è il covo di Peter Pan. Ok, alcuni di voi potrebbero pensare che sia una scena idiota e che ho fatto un pessimo esempio perché magari pensate che Trilli sia una beota perché si fa fregare come una bambina. Però, attenzione! Non è Trilli che è stupida, è Uncino che è furbo. Perché lui ha capito che la gelosia di Trilli verso Wendy, derivata dal fatto che Trilli è innamorata di Peter, può essere sfruttata per spingere Trilli a arrivare lì dove è il covo di Peter. Questo è una mossa astuta. È un colpo di genio, usato tra l'altro benissimo. Ed è anche un bel colpo un colpo di scena, perché uno non se lo aspetta, considerando che Trilli è alleata di Peter. Non ti aspetteresti che si lascia manipolare così facilmente. E invece succede. Quindi, anche per questo dico che Capitan Uncino è un ottimo personaggio, proprio inserito così bene all'interno della storia. Per non parlare di Peter, Wendy, Michele. Sì, Michele, ciao. No, no, giusto Michele. E tutti gli altri. Non sono personaggi che spiccano per questa narrativa, ma sono comunque dei buoni personaggi, ben inseriti all'interno della storia. Tra l'altro, devo confessarvi una cosa. Dicevo che questo film contiene una delle mie scene Disney preferite di sempre. E lo so cosa state pensando. Alcuni di voi staranno pensando la scena del volo, quando Peter, Wendy e gli altri volano sui tetti di Londra. E devo ammetterlo, è una scena stupenda. Infatti mi è piaciuta tantissimo, per carità, sia a livello estetico che narrativo. Tra l'altro, piccola parentesi, questo film, ma porco cane, ma quanto cacchio è fatto bene a livello estetico. Cioè, questo film c'ha 69 anni, ragazzi. 69! E a livello estetico è 10.000 volte meglio di film che magari sono usciti quest'anno. Cioè, veramente, io non ho parole. A livello estetico questo film è una roba incredibile. Ma tornando alla mia scena preferita proprio del film, nonché una delle mie preferite Disney in assoluto, lo sapete qual è? È la scena in cui Peter e gli altri ballano al campo indiano. Non so se lo sapete, piccola parentesi, ma recentemente questa scena purtroppo è caduta diciamo, al centro di una controversia secondo cui tutti dicono, cioè tutti, scusate, vuol dire alcuni, molti purtroppo, credono che questa scena sia razzista. A me personalmente sembra una cosa ridicola. Cioè, adesso è razzista mostrare degli indiani che ballano con dei bambini che ballano insieme a loro? A me sembra una tale scemenza. Magari sono io che non capisco, magari sono io che sono stupido, non lo so, ma a me non sembra, io non c'è niente di razzista in quella scena, tra l'altro. Io la amo quella scena, in parte perché mi ha trovato molto bello il fatto che due etnie così diverse, cioè quelle di Peter e gli altri che sono bianchi, mentre Giulio Tigrato e gli altri sono indiani, sono scuri, ballano insieme così, felici e allegri, tutti insieme senza preoccuparsi dell'etnia. E anche perché, parlando molto francamente, io ho sempre avuto un debole
per le scene in cui tutti si mettono a ballare, a festeggiare. Sono scene che io adoro fin da piccolo, mi sono sempre piaciute tantissimo. Non saprei neanche dirvi perché, io le amo con tutto il cuore. Così come anche, per fare un altro esempio di scene di questo genere, tipo la scena in cui Biancaneve e i sette nani ballano nella casetta dei sette nani, oppure la scena del ballo di Cenerentola, o non so. Vabbè, insomma, avete capito. Insomma, tutto questo per arrivare a dire che cosa? Che Peter Pan è un classico Disney vivace, ben animato, con personaggi che, ok, non sono particolarmente complessi, ma sono comunque inseriti benissimo all'interno della storia, funzionando splendidamente. E tutto questo per dire che Peter Pan è un classico Disney veramente, veramente meraviglioso. E vabbè, non penso di aver dato aggiungere una mia votazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 8,9. E beh, per oggi è tutto. Spero che la sessione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche critica che ci esisca, fatemi sapere nei commenti. Ah, tra parentesi, ditemi anche voi cosa ne pensate di questo film. Sono sinceramente curioso di sentire la vostra opinione. Anche tra l'altro riguardo alla parte riguardante il razzismo. Siete anche voi favorevoli al fatto che questo film sia diventato preda di queste critiche? Credete che invece siano ridicole? Fatemi sapere nei commenti. Davvero, sono curioso di sapere la vostra opinione. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.